parola si dice, ma non si fa. Quando dice si fa politica, se volete io faccio o altre cose. Io penso che da quando ci siamo insediati nel 2013, lei tutto ha fatto tranne che fare politica. Lei vuole portare sempre il discorso in altre sedi, e sono soprattutto quelle giudiziarie, e che non le appartengono. Si fa politica in questo consesso e si dicono le cose come stanno. Lei, ancora una volta, perché i cittadini poco conoscono, lei è stato di una cattiveria unica nei confronti del dottor Santo Paolo. Ha accusato il dottor Santo Paolo di una giunta che non ha partecipato. Volete sapere perché? Perché ho trattato i trasporti. Guarda caso. E allora, con questo falso moralismo, io non ci vado d'accordo. Bisogna dire le cose in faccia. Lei continua a denunciarci, sempre. Lo faccia con carta bollata o carta semplice, come lei è abituato. Ma non mi dica che faccia il politico, perché il politico non lo fa. Perché il politico a Calvizzaro non si fa in questo modo. Si progetta e si programma per la comunità. Certamente, e ci mancherebbe, tutto secondo legge. E qual è la problematica? Ma lei difficilmente viene in questo consesso a poter dire evidentemente l'amministrazione ha sbandato meno. Lei mette carta e penna. Solo io dal 2013 sono stato chiamato 5 volte per la Corte dei Conti, 3 volte per la Procura della Repubblica, 2 volte per rincorrere quella ditta se c'era il DURC, 4 volte per vedere quella consigliere se era passata in qua e di là. Lei vuole fare politica giudiziaria. Noi no, non ci appartiene la denuncia. Noi vogliamo fare la politica, quelli che noi siamo chiamati a fare, applicando la legge perché siamo in uno stato di diritto ed andare avanti per la nostra comunità. E poi, per concludere, ma solo per concludere, lei poi mi dice, voi rappresentate il 30%. Lei rappresenta il 3%, che significa che è l'opposizione dell'opposizione. Lei è l'opposizione dell'opposizione. Forse questo consiglio comunale già le dà troppo, nel senso che comunque ascoltiamo le sue cose. Lei già impegna tantissimo gli uffici comunali, non se li scarica. Lei ha chiesto 300 determine, 200 delibere, 100 situazioni, e noi siamo sempre a disposizione perché è un suo diritto. Lei li avrà sempre, lei li avrà sempre, ma perché lo dice la legge, si fermi un attimo. La legge, se la legge è sbagliata, io sto fiero. Allora lei non ci può fare lezione, come diceva il nostro caro amico assessore consigliere Ferrini. Lezioni da lei non le possiamo accettare. Si faccia la sua associazione, si faccia il suo bel servizio civile di nascosto e dietro al muro, si consegni i pacchi a domicilio e ci lascia stare in pace. Basta così, perché che nel 2016 si fanno ancora le proroghe alle ditte quando poi il comune di Roma è stato sciolto per questo motivo. E quale... No, però sto parlando, non deve interrompere, deve stare calmo. Deve stare calmo. La di 60 giorni, che la mette. E allora le dico un'altra cosa, lei ha dato una direttiva in consiglio comunale un anno fa dove diceva ai funzionari che entro 60 giorni dovevano fare i capitolati degli appalti. E non l'hanno fatto e gli ha dato la premialità, gli ha dato 15.000 euro all'anno a chi non fa il proprio lavoro, prende i soldi a chi non fa il lavoro. I dipendenti fanno il proprio lavoro. A chi non fa il non si deve permettere. Ma i dipendenti non si deve permettere. Lei non si deve permettere. Ma dite che è un consigliere, che dall'opposizione passa in maggioranza, il consigliere è buono. Loro lavorano. Ma che state dicendo? Ma che state dicendo? Ma che dice? No, la seduta è sospesa per 5 minuti. No. Sospendiamo la il consigliere segnala un fatto all'organo competente. Ma siamo proprio al paradosso a Calvizzaro. Presidente, lei sta autorizzando una dittatura. Lei sta autorizzando una dittatura, Presidente, perché non ho mai interrotto agli altri consiglieri. E lei ha fatto interrompere più volte. Io la querelo! La denunciamo!
sta adottando un comportamento camorristico. Sta adottando un comportamento camorristico. Presidente, ma lei non ha quello. E sospesa la seduta e basta. Presidente, ma lei lo deve portare così come ha? Sta sospeso un altro. La seduta è sospesa per 5 minuti, cortesemente andiamo un attimo su.